Fratelli e sorelle, ringraziamo Dio di questa gioia che ci dona per il diaconato di Davide. Siamo lieti nel cogliere questa grazia proprio in una giornata in cui la Chiesa ci dice gaudete, esultate, gioite. Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, l'accolito Davide Picciano Giuseppe della comunità parrocchiale San Lorenzo Martire in Busso. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, per quanto mi è dato di conoscere, posso attestare che ne è degno. Ebbene, noi, con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, selliamo questo nostro fratello Davide per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie a Dio. Spirito Santo, testimone celeste, donaci sapienza e verità, promessa del Padre, sorgente di di te, del tuo amore, Spirito Santo. Davide, ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre a ciò che proclami. Insegni ciò che hai appreso nella fede. Vivi ciò che insegni. Davide, torniamo un po' indietro, il tuo primo giorno di seminario. Sì, ricordo molto bene il mio primo giorno di seminario, era il 14 di ottobre, la vigilia della festa di Santa Teresa di Gesù. E questa figura ha sempre accompagnato per tutti gli anni la mia formazione. E fu un giorno carico di attese, di speranze e di trepidazione. In verità non vedevo l'ora di andare in seminario ed oggi sono ancora più contento di allora. Ecco,
Quali sono state le persone importanti che hanno fatto sì che tu scegliessi questo sentiero e le situazioni che hai vissuto nella vita? Persone importanti nella mia scelta vocazionale sono stati tanti sacerdoti, il mio parroco, i superiori del seminario, i professori e anche i miei compagni, sia i miei compagni di scuola che i miei compagni di seminario. Ecco, sono tutte persone che mi hanno aiutato nel discernimento e mi hanno aiutato nella conferma della mia vocazione. Nuovo appuntamento lungo questo cammino, perché credi che Dio ti abbia scelto per la diaconia? Sì, il Signore chiamandomi al ministero ordinato, chiamandomi al presbiterato, ecco, in seminario ci si prepara per diventare sacerdoti, mi ha chiamato in questo momento a vivere in preparazione al presbiterato, il momento del diaconato, perché se il presbitero, il sacerdote è appunto colui che consacra l'Eucaristia, che amministra i sacramenti, non smette di essere diacono e quindi prima di essere presbitero vivo l'essere diacono, sto vivendo, inizio oggi a vivere l'essere diacono per il servizio. Oggi ti è stato dato un dono bellissimo, che cosa significherà in futuro essere tra la Chiesa e il mondo per te? Sì, il dono che oggi ho ricevuto è un dono davvero bello. Il dono del diaconato, come dici bene, è qualcosa che ci pone fra la Chiesa, possiamo intendere appunto come Chiesa gerarchica, ecco, il ministero ordinato e il mondo. È qualcosa di bello perché il diacono è appunto colui, come ogni ministro ordinato, colui che è preso nel mondo per servire il mondo, ma non è del mondo. Ecco, chiedo al Signore di mantenere sempre vivo questa tensione tra l'essere nel mondo e non l'essere del mondo. Ai giovani che ci ascoltano, perché scegliere questa strada? Perché innanzitutto rispondere alla propria vocazione è una strada certa per la felicità. Non mancano certamente i momenti difficili o di sconforto, però la vera felicità è fatta, è certamente una strada in salita, ma la vetta, che è appunto la felicità alla quale siamo chiamati, certamente merita con la nostra fatica. Da parte nostra i migliori auguri. Grazie.